È stato un pieno di emozioni il pomeriggio trascorso ieri al Castello di Nocciano. L'occasione, l'incontro Raccontami il calcio. Tanti i curiosi che hanno risposto all'invito dell'organizzatore Vittorio Russo, grande appassionato di calcio e di sport. Platea desiderosa di sentire aneddoti e scoprire storie inedite. Quindi l'inaugurazione e la visita dell'originalissima e suggestiva mostra di maglie, rigorosamente made in Abruzzo, firmate NR alias Nicola Raccuglia. Lo storico fondatore dell'omonima azienda. Raccuglia, 85 anni, ha origini siciliane ma è pescarese d'adozione. Ex calciatore, ha giocato anche nella squadra biancazzurra. Il suo brand, disegnato da Gabriele Pomiglio, era un'istituzione per chi seguiva il calcio in quegli anni. Dal Napoli di Maradona al Milan di Baresi, passando per la Roma di Di Bartolomei, la Fiorentina di Antonioni, la Sampdoria di Vialli e Mancini, l'Atalanta di Caniggia, naturalmente il Pescara e tanti altri. La mostra ad ingresso libero rimarrà visitabile fino a domenica prossima. Ed ora spazio ad alcune interviste. È una serata fantastica, tanti ricordi, tanto bel calcio, quindi è una cosa da ripetere sicuramente. Per Nocciano un evento particolare, ma penso per la provincia di Pescara se non per l'Abruzzo. E invito tutti a partecipare e a vedere questa mostra perché vale la pena, soprattutto per i giovani perché è un calcio che non c'è più, ma soprattutto tanti ricordi. È bello guardare il futuro, ma è bello qualche volta fermarsi e guardarsi indietro e vedere tante cose belle che sono state fatte in passato. Nicola ha giocato molto prima di me al Pescara, però a fine carriera ci siamo trovati insieme e abbiamo passato veramente moltissime giornate belle a fare con ex calciatori che andavano a giocare un po' in giro per il mondo. Ho rivisto tanti amici del mondo del calcio, ho rivisto Bruno, ho rivisto anche Dino Zampacorta, Nella Grossi, lo stesso Massimo Profeta, sono tanti gli amici che le persone del mondo del calcio che grazie anche a papà ho avuto modo di incontrare e di conoscere, con le quali siamo rimasti anche in contatto, quindi è stato un modo per ritrovarsi, per ricordare, poi ecco, ricordare papà è sempre piacevole, come ho detto lo vedo ogni giorno, quando a Pescara negli occhi delle persone lo rivedo ogni giorno. Tra l'altro Bruno Nobili ha detto una cosa molto bella in conferenza stampa che mi ha colpito molto, nei ritiri, nelle trasferte facevo coppia fissa con lui, dormivamo sempre insieme. Sì, ma è bello, il papà e poi loro venivano dall'Avellino, dal famoso Avellino dei record di Toni Gianmarinaro, quindi avevano già vissuto un'esperienza calcistica insieme, quindi avevano già cementato un rapporto che poi è continuato ed è continuato sia in campo che fuori dal campo. Finale con Enzo Raccuglia, figlio di Nicola, che ricorda come nacque la prima maglia NR nel 1971. Era del Cagliari, mio padre cercava un laboratorio che potesse smacchinare il filato acrilico, non mi ricordo adesso chi lo indirizzò, a Manopello Scalo. Gli dissero: guarda, lì a Manopello Scalo c'è una signora doriana che ha i macchinari lineari per smacchinare questo tessuto, vai lì che può smacchinartele lei. Molto intenso anche il rapporto di suo papà con Maradona. Mio padre mi racconta che lui aveva bisogno delle maglie, ecco, come diceva il mio amico Vittorio prima, le maglie venivano prodotte a mute di maglie dal 2 al 16. Lui aveva bisogno di un po' di maglie e chiese al magazziniere del Napoli, capo della logistica, che era Gaetano Masturzo, col quale lui aveva un rapporto importante. Gli disse: come possiamo fare per avere un po' di maglie? Gli disse: guarda, posso dare il tuo numero di telefono a Nicola Raccuglia. Gli dico di telefonarti questa sera e ci parlerai. Mio padre, credo che gliene mandasse un centinaio, gliene regalò e lui rimase molto contento.